Saluto fraterno e gioioso a tutti voi frati minori di Puglia e Molise. Oggi 12 maggio 2020 avremmo vissuto la gioia dell'incontro della festa attraverso l'annuale appuntamento che ci vede impegnati a Monte Sant'Angelo presso la Grotta di San Michele ad elevare la lodi a Dio eh, soprattutto per eh, la gioia dell'essere fratelli ma anche per il ricordo dei nostri anniversari legati alla vestizione religiosa, alla professione temporanea, alla professione solenne e anche all'ordinazione sacerdotale. La gioia sarebbe stata arricchita dalla presenza di Sua Eminenza il Cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna, il quale avrebbe trattato con noi il seguente tema, carità e vita fraterna, binomio ancora possibile. A lui ho chiesto un favore che benevolmente mi ha corrisposto, ovvero quello di trasmetterci un suo piccolo video augurale, un video che ascolteremo subito dopo e per cui lo ringraziamo per essersi reso disponibile. Vorrei pertanto elevare la lodi a Dio e augurare con tutto il cuore a questi fratelli ogni bene. Ricordiamo nella giornata di oggi il venticinquesimo di Vestizione religiosa è di fra Roberto Palmisano e di fra Gianni Mastromarino, il settantesimo di vestizione di fra Francesco Taronna, il venticinquesimo di professione temporanea di fra Roberto Nesta e di fra Rocco Giacovelli, il cinquantesimo di fra Pietro Carfagna e di fra Francesco Frattini, il sessantesimo di fra Vito Bracone e di fra Giuseppe Di Condio, il sessantesimo di fra Gabriele Fania e di fra Luigi Loriola il settantesimo invece di fra Angelico Pilla. Ricordiamo e auguriamo ogni bene anche eh, per il venticinquesimo di professione solenne di fra Giuseppe Bevilacqua e di fra Francesco Di Nanna, il cinquantesimo di fra Nicola Andreola e di Fra Ciro e il settantesimo di fra Paolino Castrillo. Ricordiamo anche il venticinquesimo di ordinazione sacerdotale di fra Nicola Cianciotta e il sessantesimo di fra Agostino Campanozzi e di fra Mario Villani. A tutti loro va il mio personalissimo augurio di ogni bene. Voglio affidare questi fratelli all'intercessione potente di San Michele Arcangelo perché li instradi sempre sulla via del bene. E a ciascuno di voi il mio abbraccio augurale di pace e bene, nella speranza di poterlo fare presto di persona. Dunque, anzitutto mi dispiace eh, mi dis e quindi eh, ho un credito che voglio riscuotere quanto prima perché eh, sarei tornato veramente tanto, tanto, tanto volentieri a Monte Sant'Angelo dopo, eh, credo, eh, 50 anni, eh, quando venni c'avevo, credo, sì, 52 anni, avevo 13, forse 12, 13 anni dovevo avere, dovevi avere e venni con mio padre ed ho il ricordo di eh, Monte Sant'Angelo particolare, una tanta intensità, e quindi mh, voglio riscuotere quanto prima il credito per poter venire, e, mh, e poi mi dispiace appunto per non eh, camminare con voi in questa riflessione che è così importante, credo che sia ancora più importante eh, in questa pandemia che... Ha cambiato tanto della nostra vita. Sicuramente ha, cambiata, ha cambiato tutta l'agenda. Forse addirittura riesce addirittura a cambiare qualcosa della nostra agenda interiore, che quelle eh, leggende, diciamo, sul tavolo eh, o sul telefonino, quelle si modificano abbastanza facilmente. Facciamo tutti molta fatica a cambiare le nostre agende interiori, e che sono quelle invece che <ride> poi, ovviamente, determinano quelle altre. Carità e vita fraterna, binomio ancora possibile. Dunque la, mi aveva colpito la domanda, cioè perché se carità e vita fraterna non è un binomio ancora possibile, siamo messi male. E effettivamente la domanda, il punto interrogativo, tradisce la difficoltà, cioè che molte volte carità e vita fraterna sono due dimensioni parallele e ovviamente non va bene. Non va bene né per la carità né per la vita fraterna. Che diventa la vita fraterna senza la carità? Un gruppo d'auto aiuto eh, La vita fraterna diventa senza la carità diventa un condominio. Eh, il Papa Francesco l'ha detto agli agostiniani, ma forse anche ai figli di San Francesco, qualche volta il convento diventa un pochino il rischio che diventi un po' un condominio. Eh, che diventano le nostre comunità senza la carità. La carità ovviamente non vuol dire la carità, qualcosa di più. La, cari la carità si esprime la carità, ma non esprime tutta, perché poi la carità ci riguarda tutti. E se il binomio non è ancora possibile, eh, non è più non è possibile, la vita fraterna diventa eh, un eh, c'era un parroco di Roma che, che si arrabbiava sempre perché diceva che le, le chiese sono dei sacramentifici qualche volta rischiamo davvero di essere dei sacramentifici senza la carità come peraltro l'apostolo ricorda possiamo anche essere un sacramentificio perfetto possiamo anche distribuire eh, tutte le nostre sostanze ma non vale niente e, per cui la vita fraterna e viceversa anche eh? cioè la carità senza la vita fraterna diventa Dio ovviamente, figuriamoci che è importantissimo, diventa volontariato. Allora, è chiaro che eh, noi siamo, facciamo volontariato, facciamo il volontariato. Il cristiano fa, fa volontariato, ma io non, non mi sembra un po' strano che eh, Matteo 25 sia il, eh, il fondamento del, del volontariato. Lo è, non so se mi spiego, certo che è anche il fondamento del volontariato, ma Matteo 25 è il rapporto col mio fratello più piccolo, col fratello più piccolo di Gesù, è un rapporto d'amore che poi diventerà anche volontariato, ma in primo luogo è un rapporto d'amore. Allora, se la carità perde la vita fraterna dove io sono con il, insieme ai miei fratelli e alle mie sorelle, e diventa fare qualche cosa, diventa soltanto qualcosa di operativo, diventa un qualcosa di individuale in cui molto facilmente pensiamo di essere molto buoni, pensiamo di essere meglio degli altri, e molto facilmente e pensiamo di aver già fatto abbastanza e spesso poi facciamo pagare il conto a qualcun altro di questa nostra grande capacità. Quindi togliamo il punto interrogativo. Eh, anche se è una grande sfida effettivamente, perché molte volte la carità va da una parte e la vita fraterna va eh, dall'altra e invece eh, dobbiamo unirle profondamente. Credo che non c'è carità senza vita fraterna e, e non c'è vita fraterna senza la carità. E sono le due, due dimensioni fondamentali. Io non, 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 non vi voglio stendere, poi per di più questi mezzi favoriscono... Facilmente, come dire, un po' il, un, um, ovviamente, insomma, anche un po' un qualche torpore. E quindi um, do um, soltanto alcuni brani dell evangelici eh, della scrittura che, a cui ho pensato immediatamente in questo rapporto carità e vita fraterna. Peraltro, eh, voi siete figli di San Francesco e direi che eh, le due cose coincidevano profondamente. Eh, non, eh, nella carità tutto diventava vita fraterna, il suo rapporto con i poveri era un rapporto fraterno, eh, siete diventati minori, eh, siete diventati, eh, eh, siete scesi da cavallo, siete stati eh, le, 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 come vi vestite come dei, dei poveri. Eh, con quella carità che, mi fa, che fa identificare eh, con l'altro, quindi eh, diciamo, credo che è, è proprio una dimensione costitutiva del vostro del, della carisma di San Francesco, che in realtà è il carisma dei cristiani. Eh, I brani sono questi, eh, quindi i poveri sono fratelli, per questo il discorso del non faccio volontariato, lo faccio con un estraneo, il volontariato lo faccio con una persona che mi fa pena, lo faccio per uh, filantropia, il volontariato lo faccio per mille motivi. E con mio fratello non faccio volontariato, anche se poi vado a trovarlo e diciamo così, può essere agli occhi diciamo così, civili, può essere eh, ridotto eh, letto come volontariato, ma non faccio volontariato, le vado a mio fratello mm. e quindi anche certe contabilità da volontariato eh, non esistono perché c'è quel di più che si chiama carità, cioè che si chiama amore. I vani su cui volevo, la, che volevo lasciarvi sono tre. Eh, il primo è il capitolo decimo di Luca e vi inviterei a leggere insieme Marta e Maria e il Buon Samaritano. Eh, perché eh, Marta non si ferma con Gesù, i due, il sacerdote e Levita, non si fermano con, e in fondo, tutti e due non trovano il prossimo fanno delle cose buonissime, diciamo così, i sacerdote e le non dobbiamo pensare che immediatamente fossero cattivi, loro probabilmente facevano quello che dovevano fare, uno poi era il sacerdote, c'era da fare, l'altro c'era avuto anche i problemi di non eh, contaminarsi, nella loro logica mh, andavano, mh, andavano benissimo, no? eh, probabilmente si hanno detto ma io ho fatto di male, dicevo le mie cose. No? Ma anzi si, si, si secca con Gesù e con la sorella che perdono tempo, no? Ma i due si fermano: Maria e questo Samaritano. E chi si ferma con Gesù, eh, chi, chi eh, si ferma e costruisce un legame fraterno, eh, filiale fraterno eh, con, con Gesù, eh, e quindi ne è sulla sua comunità? Eh, fa comunità diciamo così con quello straniero eh, con quell'estraneo scusate che diventa il mio prossimo eh, legame profondo tra eh, il fermarsi di Maria e il fermarsi del samaritano eh, tra le farsi toccare il cuore di Maria nel, con la parola e, e il, quel legame eh, profondo eh, che deve unirci con colui che è al centro della nostra vita fraterna che è Gesù e quel legame affettivo, che è quello che, per cui scopro che eh, lui è il mio prossimo e che io sono il suo prossimo, e fa, facendomi prossimo scopro che lui è il mio prossimo, eh, mi faccio carico di lui. E questo era il primo riferimento. Il secondo riferimento, che è ancora più esplicito in questo binomio che è costitutivo tra carità e vita fraterna, è eh, Giovanni XIII, la lavanda dei piedi. Eh, amatevi gli uni gli altri, il servizio, il chinarsi, eh, eh, il eh, non, non guardare a distanza, eh, l'amore che lega i fratelli e in quel fratello c'è sempre anche il mio prossimo. Eh, la lavanda dei piedi è una lavanda che fonda la comunità. È l'Eucaristia dei fratelli, ma è anche quello che fonda il nostro servizio ai più poveri, ai poveri, al prossimo, che diventa il mio fratello, che è il mio fratello. infine in realtà sono due brani: eh, sono le due descrizioni della prima comunità negli Atti degli Apostoli, in cui eh, Atti 2, quindi 42 e atti 4, 32, in cui i fratelli aveva una vita fraterna piena, piena, avevano tutto in comune, eh, non c'era io e lui, io e tu, c'era cioè noi, eh, non c'era mio e tuo, eh, c'era eh, eh, il condividere tutto e quindi non c'erano i poveri e quindi c'era una dimensione di carità, diciamo così, eh, diffusa eh, che... Mh, Esprimeva quella l'unità piena di vita fraterna, la pienezza dell'unità della vita fraterna. Si amavano così tanto, tanto da avere un cuore solo, un'anima sola, in cui tutto era compreso. In cui non c'è più un mio e tuo, eh, come nel il padre eh, della parabola ricorda al Giustissimo fratello maggiore, che, però, c'era soltanto eh, non c'era più l'altro, e eh, in, fondo, in fondo non c'era nemmeno il padre e, e, e è al contrario el, questa dimensione di amore pieno in cui potremmo dire non è più un binomio perché diventa eh, eh, una cosa sola un cuore solo un'anima sola perché siamo fatti per essere una cosa sola e carità e vita fraterna eh, con, eh, ci porta a a devono coincidere coincideranno eh, la, quella, saremo una cosa sola eh, poi pensiamo alla nostra vita fraterna e ci mettiamo le mani nei capelli eh, qualche volta mh, manchiamo anche proprio di, eh, di condominio capisco che non, non è, abbiamo detto prima, ribadisco che, che non è sufficiente ma qualche volta siamo sgarbati diciamo così come se non nemmeno, cioè, rispettiamo le regole del condominio oppure siamo assenti, cioè con quello non ci parlo più, eh, ci parlo vado in automatico, no? Ecco. Eh, carità e vita fraterna, eh, il binomio non soltanto non è, è ancora possibile, non soltanto è eh, fondamentale in una, eh, in una generazione che sperimenta tanto isolamento, tanta solitudine, tanto individualismo e l'uomo non è fatto per vivere da solo. L'uomo davvero non è un'isola, e poi soprattutto carità e vita fraterna è un binomio che deve diventare un binomio, un diventare una cosa sola, eh, da due diventa una cosa sola, coincidono e coincideranno, e quando già coincidono, carità e vita fraterna è la gioia di essere discepoli del Signore e di essere appunto un cuore solo un'anima sola. E grazie e allora spero a vederci presto a Monte Sant'Angelo e a pregare San Michele che ci aiuti e ci protegga. Grazie.